e benvenuti sul mio canale. Per chi è nuovo qui vi ricordo intanto di premere il bottone iscriviti e di attivare le notifiche, così sarete avvertiti ogni qualvolta pubblicherò un video. Oggi sono molto contenta di annunciarvi questo nuovo format. Farò dei video nei quali vi racconterò un po' di me stessa, del mio percorso sportivo e non solo, anche di tutto ciò che ruota intorno allo sport, intorno alla ginnastica, ma ovviamente non è solo indirizzato alle ginnaste, ma tutte le bambine, i bambini, le ragazze, le donne, gli uomini che amano lo sport, che amano la vita e che hanno voglia di ascoltare le mie storie. Lo faccio perché spero di essere di aiuto per qualcuno, di ispirazione, spero davvero che ci possa essere qualcosa di interessante, qualcosa anche in minima parte che vi possa aiutare per il vostro percorso. Per me è stato così tante volte. Molte volte ho ascoltato delle storie di qualche persona famosa o non famosa, anche di amici, anche di persone così che ruotavano attorno a me per caso in quel momento della mia vita, e queste storie mi hanno aiutata ad affrontare alcuni momenti, mi hanno fatto capire alcune cose che altrimenti da sola e senza i loro racconti non avrei capito. Ecco, io spero che queste mie storie possano fare un pochino questo, aiutarvi, ispirarvi, magari darvi quel consiglio anche involontariamente che vi può aiutare nell'affrontare quello che state facendo. In questo video vi parlerò di come ho iniziato a fare ginnastica e di come sono stati i miei primi anni. Partirò dall'inizio, vi racconterò un sacco di cose interessanti, anche divertenti. Molti di voi magari conosceranno già questa storia perché hanno letto il mio libro, che è questo. Si chiama Fai tutto bene ed è un libro che ho scritto nel 2018 con il preziosissimo aiuto di Ilaria Brugnotti, che è una grandissima giornalista. E qua dentro c'è veramente la mia storia, il mio cuore. Ma adesso ve lo racconto io cosa è successo. Vi racconto come ho iniziato a fare ginnastica e come è andata, come sono andati i primi anni. Secondo me è molto importante saperlo, perché non perché la mia storia sia particolarmente interessante, ma perché penso che oggigiorno molte ragazzine, molte bimbe che praticano ginnastica, ma anche tutti gli altri bimbi che praticano altri sport, vedono i loro idoli sui social media, vedono i loro beniamini gareggiare, parlare in televisione, e li vedono vincenti, li vedono vincere medaglie, li vedono andare alle Olimpiadi, e si perde tutta quella parte invece di sofferenza, sacrificio, allenamento, rinunce che esiste in quelle vite, anche nelle vite insomma di chi vince, però non si vede sempre. Quindi secondo me è importante saperlo, è importante sapere che dietro una medaglia di un campione c'è sempre una storia di fatica. È proprio il sottotitolo anche del mio libro, Come la fatica mi ha insegnato a vincere. Non è una frase banale, è una frase che per me conta molto, perché io ho dovuto fare i conti con la fatica da subito, fatica proprio intesa come fisica, che per me è stata di gran lunga peggiore di quella tecnica o di quella psicologica, ok? Ah, una cosa che non vi ho detto, in questi video parlerò ruota libera, non ho una scaletta, non ho un copione, non ho scritto assolutamente nulla. Faccio come piace a me, quindi parlo esprimendo tutto ciò che ho dentro. Io ero una bambina molto gracile, magra, di costituzione appunto esile. Nella mia famiglia, la mia non è mai stata una famiglia troppo sportiva, però i miei genitori andavano a cavallo. Ricordo che avevamo dei cavalli in montagna, quindi fin da piccola sono stata abituata a frequentare centri ippici, facevo anch'io piccole garettine, gincane, eccetera eccetera. Nel frattempo ho iniziato anche a fare danza classica. La danza classica, si sa, è lo sport per eccellenza per le bambine, infatti mi ha appassionato subito con i suoi tutù, con questi movimenti molto aggraziati. Mi piaceva fare danza, però mi annoiava perché era una piccola palestra, una piccola scuola, quindi ricordo che ricominciavamo sempre da zero quando arrivava una nuova bambina, e questo per me era terribile. Andavo a danza ogni volta sapendo che se c'era una nuova bambina dovevamo cominciare da zero, però mi divertivo, e così facevo danza classica e nel weekend equitazione, andavo a cavallo. Poi a un certo punto ho iniziato a dire a mia mamma che mi faceva male la testa, la pancia, ero stanca. Ho iniziato a inventare delle scuse per non andare più a danza, non mi piaceva più, mi annoiava, e mia mamma, come suo solito, non ha accolto le mie lamentele, ma inizialmente mi ha un pelo sgridata. Questo è stato sempre il motivo che ci ha fatto un po' bisticciare quando ero piccola, ovvero quando io mi lamentavo di qualcosa pensavo che lei non mi ascoltasse, pensavo che lei non ritenesse importanti le mie lamentele. Perché? Perché appena mi lamentavo mi faceva subito capire che non potevo comportarmi così. In realtà mi stava ascoltando, infatti poi faceva in modo di farmi stare meglio, quindi
ad esempio in quel caso poi mi ha portato a fare un altro sport, mi ha portato a fare un'altra disciplina. Però è stato importante la sua sgridata perché, col senno di poi, adesso lo riesco a capire, mi ha fatto capire che qualsiasi cosa avrebbe richiesto di sacrificio. In qualsiasi attività mi sarei a un certo punto annoiata o avrei voluto avere il mal di pancia piuttosto che andarci. Non me ne rendevo conto quando ero piccolina, invece sì, è così. Ed è stata una bella lezione per me quella. Ed è stato anche ciò che mi ha portato a fare ginnastica, perché poi da lì la mia mamma mi ha portato a fare ginnastica artistica. E quindi mi ha portato in questa palestra, all'Etruria di Prato, a provare ginnastica artistica. Sono arrivata, c'era questa grande palestra, ricordo, con tutti gli attrezzi. Ricordo che già lì si allenava Yuri Keiki, perché è la sua casa, è la sua provenienza, no? Quella palestra lì. E quindi andai su a fare questa prova di artistica e ricordo che le uniche cose che sapevo fare erano già la spaccata o la farfallina con le ginocchia a terra, perché appunto venivo dalla danza classica ed ero molto mobile, non sapevo fare assolutamente la ruota o altre cose un po' più acrobatiche. Però feci questa prima lezione e ricordo che proprio in quella prima lezione vennero al piano superiore le insegnanti dei corsi di quelli più bravi, no? E vennero su a vederci e la mia prima insegnante, quella che poi diventò la mia prima insegnante, Laura, mi indicò e disse, quella bambina. Allora mi chiesero di andare giù a vedere quest'altra ginnastica, che era la ginnastica ritmica, che io non avevo assolutamente idea di che cosa fosse. Andai al piano di sotto e vidi 5 o 6 ragazzine appese alla sbarra che facevano danza classica e dissi, no. No, no e poi no, io quello l'ho già fatto, non lo faccio più. Cioè praticamente stavano facendo la lezione di danza, cosa che poi ho fatto per i prossimi 20 anni. E ovviamente mi hanno detto, no, quella è una parte di riscaldamento, non preoccuparti, adesso vedrai che fanno altre cose più belle. Quindi vidi poi il nastro, gli attrezzi, mi innamorai di questi attrezzi, però parliamoci chiaro, me ne innamorai perché ero lì in quel momento, cioè ero al posto giusto nel momento giusto. Mi avessero fatto vedere una pattinatrice, o il nuoto sincronizzato o qualche altra cosa, probabilmente avrei detto ok, faccio quella, o magari avrei continuato a fare artistica. Né io né mia madre sapevamo che cos'era la ritmica, non c'erano i social, non c'era Instagram, la ginnastica ritmica non era assolutamente in televisione, quindi eravamo assolutamente all'oscuro di cosa fosse. E mia mamma mi aveva scritto dicendo, mia figlia, 2 volte la settimana, massimo 3, una cosa soft per non stancarsi troppo. Mia nonna mi accompagnava in palestra 3 volte la settimana, così feci il mio primo anno. Fu impegnativo, ricordo che fu impegnativo, perché comunque ci allenavamo molto e imparammo molte cose, molto in fretta. Era un corso di preagonismo. Però ricordo che poi a giugno andai in vacanza, stetti quasi 2 mesi, 2 mesi e mezzo senza allenarmi, quindi ero ancora nella fase, diciamo, di gioco. Quando tornai a settembre mi presero il corso dei più bravi e iniziai ad andare in palestra tutti i giorni 3 ore inizialmente, poi diventarono 4 nel giro di pochi mesi. Iniziai ad allenarmi veramente tanto e lì capii che non era più un gioco. I toni erano diversi, c'erano più pretese, avevo delle responsabilità, dovevo ricordarmi degli esercizi, dovevo essere sempre presente negli allenamenti, non potevo mancare gli allenamenti, dovevo migliorare quello che facevo giorno dopo giorno, non potevo lasciar correre se non mi veniva qualcosa, dovevo riprovarlo più volte. Ecco, tutte cose che ho imparato proprio in quell'anno lì. Ed è stato l'anno in cui ho capito che non sarebbe stato facile. Perché questo? Io dico sempre una frase, dico sempre che non sono nata per fare sport. E ridono di me le persone, non capiscono questa mia frase. Con questa frase non voglio dire che non sono portata a fare ginnastica ritmica, perché altrimenti non l'avrei fatta a livello in cui l'ho fatta. Però ciò che mi ha spinto così in alto nella ginnastica ritmica non è tanto una predisposizione dal punto di vista atletico, cioè io ero una bambina sciolta, ero una bambina longilinea, avevo un buon fisico, ero molto espressiva. Queste erano delle caratteristiche che sono importanti per la ritmica. Però fisicamente non ho un fisico forte, io mi stancavo subito, non avevo fiato, quindi se devo fare una partita di qualcosa, una corsa, non sono assolutamente tra i migliori, no? Anche mischiata a persone che non hanno fatto sport al mio livello. Quindi per questo dico ciò, perché io a scuola ero una bambina brava che arrivava così alla soluzione delle cose,
senza sforzo, senza problemi, sempre la prima della classe. In palestra no. In palestra, per arrivare a imparare un movimento, per imparare ad avere il livello delle altre, ci mettevo una fatica incredibile, molta più di quella che ci mettevo nella scuola, e non capivo perché. Non capivo perché non riuscivo a fare le cose con facilità così come lo facevo a scuola. E questa è stata la chiave per me. La ginnastica mi ha messo alla prova da subito. I primi anni sono gli anni, non dico più duri perché poi è veramente dura, però sono anni duri perché è facile mollare, è facilissimo mollare. Perché ancora non abbiamo la consapevolezza da piccoli che un domani ci potremmo pentire di queste decisioni, no? E quindi ti abbandoni a quelli che sono i momenti no, ti abbandoni a quella che è la fatica. Pensate, andare a scuola tutto il giorno, alle 4 uscire, dalle 4 e mezza alle 8 e mezza poi andare in palestra, non è comune nei tuoi coetanei, no? Quindi dici, perché io devo fare questo? Perché mi devo sforzare così tanto? Magari poi arrivare anche ultima alle gare. E che cos'è che ti porta avanti quindi? Ti porta avanti il fatto che tu ti sei già innamorata di quella disciplina. Quando fai ginnastica provi quel misto di adrenalina, rabbia, perché movimenti magari che ti vengono anche in palestra, poi nel momento in cui hai tensione anche una cosa semplice diventa difficile. E quindi ti fa rabbia, perché sembra tutto alla tua portata e improvvisamente poi non lo è più. È uno sport artistico che ti dà modo di sentire la musica. Io sono una persona estremamente sensibile alla musica, al ritmo. E per me muovermi sulla pedana al ritmo di musica è sempre stato una medicina, è sempre stato un qualcosa che mi dava un'emozione forte, forte dentro. E questa emozione è rara da trovare, perché è un mix incredibile fra l'emozione di sentire la musica, di esprimerla con i tuoi movimenti in pedana, e la tensione allo stesso momento di fare dei gesti estremamente precisi, perché nulla è al caso. Non puoi abbandonarti all'espressività, non puoi abbandonarti all'emozione del momento. Devi gareggiare facendo esattamente ciò che hai imparato in palestra, senza tralasciare nessun dettaglio. È questa combinazione di cose che ti fa emozionare ancora di più e che ti fa andare avanti. Ti fa andare avanti quando non puoi andare in gita con i tuoi compagni, ti fa andare avanti quando devi stare a casa perché altrimenti ti ammali e poi non puoi fare la gara, quando devi rinunciare al compleanno, quando devi rinunciare a un pigiama party, quando devi rinunciare a tante cose. Ma vai avanti perché quello che fai è una cosa tua, che ti rende unica, che ti rende forte, che ti rende più preparata. Perché quando andavo in palestra io ero più veloce a fare i compiti di quando non ci andavo, perché mi ha insegnato ad organizzarmi, mi ha insegnato a non mollare, mi ha insegnato a stare insieme agli altri e a trarre insegnamento dagli altri. E questo si impara subito, fin da piccolini. Ed è quello che ti fa superare la fatica, superare lo sconforto. E poi non dimentichiamoci del supporto. Il supporto per me è stato fondamentale. Il fatto che i miei genitori... Io parlo sempre della mia mamma perché, si sa, le femmine spesso sono attaccate alla mamma, no? Il fatto che lei mi spingesse, mi spronasse a superare quelle che erano le mie lamentele, a superare quelli che erano i momenti no, per andare avanti, per raggiungere un obiettivo, mi faceva rabbia. Ma allo stesso momento, quando poi facevo come lei mi insegnava e ottenevo i miei risultati, quello ripagava tutto. È per questo che vi dico, siate forti quando c'è un momento no, perché quel momento no è la chiave davvero della felicità. Non vi sembra mai così? Superato quel momento no, hai una forza in più. E questo non solo quando si è grandi, ma anche e soprattutto quando si è piccoli. Quando si è piccoli e si supera un momento di grande sconforto, si diventa grandi così, in un secondo. E poi ti serve per dopo. Ti serve per dopo quando entrano in gioco tante altre cose, tante altre dinamiche. E quando sei piccolo non conosci, non hai idea di quello che succederà. Ma questa è un'altra storia. Grazie a tutti per la visione. Vi aspetto sul mio canale.